guarda perché ci rompono i coglioni, guarda. Guarda. Guarda, eh. Guarda perché ci rompono i coglioni, guarda. Vedi, 5 milioni e 3 di visual, guarda. La vedi? 5 milioni e 3. 5 milioni e 3 e 23 di visual. Guarda, 5 milioni e 3 e 23 di visual. 5 milioni e 323 di visual in 19 mesi. Questo è un canale da 70-80 mila iscritti. Capito perché i difensori dell'Inter sono spariti? Quelli e ci rompevano i coglioni perché noi scaricavamo la visura camerale dell'Inter. Dove siete finiti? Dove siete andati ora? Dove siete finiti con gente che ti dice che quello è arrestato, che siamo falliti? Dove sono finiti i difensori dell'Inter ora? Ah, ho capito. No, no, invece si rompe i coglioni agli esonerati perché rompendo i coglioni agli esonerati hanno fatto 5 milioni e 3 di visual in 18 mesi. Sono dati certificati, non come quel gobbo di merda che compra gli iscritti lì, quel canale fake che nemmeno i parenti guardano. 5 milioni e 3 di visual, quindi ora i difensori dell'Inter sono spariti tutti. Parlo anche ai canali storici. Dove siete voi e rompevate i coglioni tutti i giorni a noi? Ho aspettato 10 giorni e non ho sentito volare una mosca. Dove siete? Ne stanno dicendo di tutti i colori e non noi. Zanga arrestato, siamo falliti, siamo dei delinquenti. Dove siete, difensori dell'Inter su YouTube? Parlo ai canali storici. Dove siete? Dove siete finiti? Dove vi siete rintanati? Non me ne frega una sega a me. Per me questo non è un lavoro, è un divertimento. Ma ormai fate ridere anche voi. Dove siete finiti i difensori dell'Inter? Ce ne stanno dicendo di tutti i colori, la devo difendere io l'Inter. Siete voi e vi siete sempre eletti a difensori dell'Inter, non io. Anzi, io sono sempre stato uno che su YouTube è sempre andato senza filtro. Quindi qualcuno di voi farebbe bene invece a mettercelo il filtro, secondo me, e a mettercene meno, e forse a metterci più tabacco. Dove sono i difensori dell'Inter? È uscito un articolo anche ora, guarda. Poi ti dico una cosa sulla squadra. È uscito un articolo anche ora di Vanni che dice, riprendendo, che dice l'Inter ha una situazione debitoria importante barra impossibile. Anche Marotta quando parla, vedi, perché a me quello che dà noia, è che continuano ancora a mentire ai tifosi dell'Inter, quello che mi dà ancora più noia, che non c'è nessun giornalista che vada a Marotta e gli dici: ma lo stadio, come potete affrontare lo stadio senza garanzie economiche? Come si può affrontare i pagherò di tutti i giocatori il prossimo anno? Perché il prossimo anno, oltre ai debiti e la voragine, ci sono da pagare anche i giocatori. L'Inter quest'anno ha costruito un instant team, una squadra istantanea che a malapena riesce a gestire una competizione, perché ripeto, ci sono stati degli acquisti vergognosi e io lo ribadisco, lo ripeto fino allo sfinimento, bisogna fare i complimenti a Inzaghi, che non è il mio allenatore preferito, e ai ragazzi che hanno contribuito fino ad oggi, perché l'Inter ad oggi non è che ha overperformato di più, perché questa è una rosa gonfiata, è una rosa su cui puoi contare su 13, 14, massimo 15 giocatori. Il resto è tutta fuffa, compreso lì l'Agnotto che si butta da 10 metri, quello che hanno preso dall'umido dalla Juve. Quindi di cosa stai ragionando? Questa è una squadra che il prossimo anno va rifondata per un 40-50%. Ci sono 4 35enni che ancora sono titolari. Uno va per i 36 ed è il pilastro della difesa. Quindi di cosa state ragionando? Però questo è un video che non parla di tattica e non parla di tecnica. Parte buongiorno, voglio parlare di buongiorno. Ora la vuole la Juve, ci sono gli articoli che lo vuole l'Inter. Quando parlavo di buongiorno, io qualcuno addirittura si è messo a ridere. Ora è diventato un difensore top mondiale, vero? Come quando lo dicevo di Carlos Augusto, o come quando diceva prendi Thuram infortunato e lascia il ballerino alla Lazio. Ma i difensori dell'Inter, dove siete finiti? Tanto ci conosciamo, no? Mandatemi un messaggio, dove siete finiti? Che rompevi il cazzo perché scaricavamo la visura camerale e parlavamo di Glass Trust. Stanno dicendo di tutto di più. I canali della Juve, del Milan, dove siete finiti? Difensori dell'Inter.
più facile rompere i coglioni a noi, vero? Almeno magari qualche cosina guadagnate. Dove siete finiti, difensori dell'Inter? E poi un'altra cosa, concludo il video dicendo, io di sentire sparare le cazzate ai tifosi che va tutto bene, che la situazione è rosea, non è vero un cazzo. La situazione non è rosea, se non per quanto concerne i risultati, ma per l'altra parte, la situazione ormai è alla frutta, siamo a un punto di non ritorno, la proprietà deve cambiare subito. Dov'è il rifinanziamento di Zhang? Dov'è? Dov'è finito? Dov'è il rifinanziamento di Zhang? Dov'è? I catarioti dove sono? Poi, da quando ho detto quella cosa, ora tutti che l'hanno ripresa, perché Grant Tower non pubblica il bilancio da 2 anni? Perché non vuole far vedere i movimenti? Guarda, lo possono fare, certo, ma perché non lo pubblichi? Perché non vogliono far vedere i movimenti? Poi, secondo qualche fuoriclasse, e anche qui ora, da quando l'ho detto io, nessuno ha più parlato di proprietà catariota. Secondo te, i catarioti, seguimi bene, concentrati, fanno tutto quel puzzo, si presentano in pompa magna in quella maniera come sponsor, prima diventano sponsor e poi comprano la proprietà. Non funziona, vero, diversamente, che prima comprano e poi mettono dentro il loro sponsor. Quindi da quando ho detto questa cosa, sotterrati tutti i catarioti. Non c'è più un catariota su YouTube. Ragazzi, anche i catarioti, dove sono finiti? Dai, forza! Dai, c'è da combattere l'attesa della partita Juve-Inter. Dove sono i catarioti? Entrano con lo sponsor, fanno tutto quel macello. È vero, sono degli ostentatori. E poi, secondo qualche fuoriclasse, prima entrano come sponsor e poi dopo acquistano la società. È vero, fuoriclasse? Ora parlate più di catarioti, eh? Ciao, Inter.